Oggi giornata di mobilitazioni in tutta Italia per, in vista del referendum. L'altra cambia l'Europa, cambia la Grecia e con Syriza, con Tsipras e con la democrazia restituita al popolo. Per dire no all'austerità, per dire sì alla democrazia, per dire che non è vero che siamo obbligati a vivere tagliando i fondi per i più poveri e evitando di tassare i ricchi come la Troica voleva. E Tsipras ha detto no, ha detto io le risorse per il mio paese le faccio in un'altra maniera, tasso i profitti superiori ai 500 milioni all'anno, tasso i panfili di lusso e però garantisco le medicine, la luce e i beni essenziali a chi non ha più niente. Questa maglietta è reduce da Atene, dalla vittoria di Syriza? Reduce dalla vittoria di Syriza ad Atene. E come andrà questo referendum di domenica? Io spero che il popolo greco voti no. Certo che è una grossissima responsabilità per loro fare questa scelta. Io fossi loro voterei no. Landini, anche a Roma, come in tutta Italia, solidarietà con la Grecia. Scelta coraggiosa quella di Tsipras, che i nostri se la sognano? Beh, scelta necessitata. Lui è stato eletto per cambiare la politica economica greca e per aprire una discussione con l'Europa, e l'Europa non lo sta mettendo nella condizione, quindi credo che correttamente deve chiedere al popolo che l'ha eletto di seguire una strada, ma quello che emerge è una volontà tutta politica dell'Europa di impedire qualsiasi messa in discussione dell'austerità. La democrazia da questo punto di vista non è compatibile con il neoliberismo, con questa idea di Europa che è governata solo dalle banche. Quando si chiama appunto al popolo a pronunciarsi, vedi un fuoco di fila di tutte le televisioni, tutti i quotidiani europei che costruiscono un vero e proprio attacco quasi terroristico a livello mediatico nei confronti del popolo greco, che invece mi pare evidente che abbia scelto con appunto l'elezione di Tsipras di provare a uscire da un'Europa invece governata dall'austerity. Paolo, come tante altre piazze nel paese, anche la piazza di Roma vuol far sentire la sua voce a fianco di Tsipras, però questa piazza forse chiede anche un'altra sinistra. Chiede tutte e due, e in appoggio al popolo greco, alla sua dignità, la possibilità di dire di no alla Troica e alle politiche d'austerità, e nello stesso tempo è l'auspicio di costruire in Italia rapidamente una sinistra come Syriza che anche qui sia in grado di contendere l'egemonia alla destra. Per quanto mi riguarda penso che bisognerebbe subito domani fare l'unità tra le forze della sinistra per lanciare un processo costituente e provare a aggregare tutti quegli uomini e quelle donne che vogliono un cambiamento e che oggi non hanno uno strumento attraverso cui realizzarlo. Domani parleremo anche di questo, perché è evidente che quello che succede in Grecia è come dire, l'intreccio dei problemi principali che la sinistra ha di fronte. Domenica in Grecia si verifica se in questa eurozona la democrazia ha ancora un senso, se la sinistra ha lo spazio per respirare, oppure esiste soltanto l'ordine della Troica, l'ordine mercantilista, e quindi la democrazia è un rito vuoto e la sinistra è anche là, è un paravento per politiche che possono avere sempre e soltanto lo stesso segno, che è un segno di svalutazione del lavoro.